Lo studio è il posto in cui nascono le idee, nel senso che è il posto dove passo molto tempo, dove rifletto di più e dove le cose si sedimentano. Non è la prima residenza che faccio, capita spesso che, come dire, sposti lo studio. A volte lo studio non è neanche quello che propriamente si chiama studio, è un luogo dove sai o dove riesci a lavorare, concentrarti, a sedimentare i pensieri e a farli diventare qualcos'altro. A volte lo fai tu, sempre più spesso, a volte lo deleghi, però quello che conta è proprio una specie di pensatoio, ecco. Questo è un ottimo pensatoio ed è anche un grandissimo spensatoio, per cui dal pensare sono passato immediatamente al fare ed ero abbastanza stimolato dalle dimensioni del luogo e anche dalla missione che mi ha portato qui, insomma, dalle cose che volevo fare qua. E ho iniziato a ragionare su un film o un video di lunga durata e di grandi ambizioni proprio per il lavoro da sviluppare qui al Macro a Roma. Poi pian piano la cosa ha preso proporzioni abbastanza ciclopiche, gigantesche, e quindi sto lavorando a Roma su quello che ormai è diventato solo un piccolo passaggio di questa esperienza produttiva. Realizzerò delle scene di un film che sto preparando per i prossimi mesi, per il 2014 a questo punto, e realizzo delle scene, realizzo delle sculture, e sto facendo delle scene in esterno o delle ricerche riguardo all'acqua, al mondo del flusso dell'acqua a Roma, ma non solo. E quello che presenterò alla fine del lavoro qui a Roma saranno un paio di sculture e un set che avrò costruito dove avrò girato delle scene. Mi interessa imbastire tutta una serie di metafore, di visioni, di presenze che non fanno altro che ricordarci o continuamente sottolineare questa enorme transitorietà delle cose, anche dell'identità. Per farlo non parlo dell'essere umano, ma non uso mai l'essere umano perché sarebbe ridondante, ci schiaccerebbe, ci renderebbe quasi ammutoliti. Per farlo utilizzo delle cose che sono lontane da noi per parlare di noi. E per parlare di noi la cosa più importante è continuamente tenere a bada o a mente meglio questa continua mutevolezza delle cose, questa fluidità, se ci sono dei confini vanno ridisegnati, scoperti, analizzati, assaggiati giorno per giorno. L'esperienza non conta perché è l'unica cosa che conta, ma è solo tramite l'esperienza che puoi assaggiare davvero le cose, sapere chi sei, sapere dove finisci tu, dove inizia un altro e via discorrendo. È una residenza su un progetto e quindi tu arrivi con diciamo così, un compito da svolgere, perché tu ci tieni soprattutto, no? E hai 4 mesi. Con 4 mesi in una città che è pazzesca, offre 10.000 cose, succedono tante cose, anche nell'arte contemporanea è molto vitale. Fare l'artista o essere un artista, adesso bisogna anche lì decidersi, porta grandi privilegi, però è comunque forse come anche uno sportivo che lo faccia veramente con cognizione di causa, o come un ricercatore in generale, non puoi avere trucchi con te stesso. E devi veramente essere sincero fino in fondo, scavare anche nelle tue debolezze e fare un lavoro di analisi abbastanza tosto. E nel farlo, alla fine, arrivi proprio alla grande fragilità che ognuno di noi contiene, no? E quindi molto spesso essere più o meno riconosciuto, avere visibilità, vincere o non vincere premi non conta niente con quello di cui tu mi hai chiesto di parlare. Sono due cose veramente separate. C'è un libro bellissimo di Fitzgerald, che si chiama Il Crollo, che parla proprio di questo. Ed è un libro molto molto piccolo, mi sa che l'ha ristampato in Audi qualche tempo fa. È proprio una cosa secchissima, e proprio anche con la visione americana del self-made man, con la visione proprio emersoniana dell'uomo che cresce da solo. E alla fine, come dire, i veri problemi sono quando arrivi a non riuscire a gestire i limiti che ognuno di noi ha, insomma. E quindi il fallimento c'è, il fallimento fa parte dei giochi e la cosa importante è proprio contemplarlo. Io poi me la vado sempre a cercare in un certo senso, perché facendo un lavoro che fisicamente ha a che fare con il limite, con i confini, è un lavoro che è anche molto ambizioso e a volte anche arrogante, perché fa un lavoro che non è come. È un lavoro che ha sempre bisogno di me, ha sempre bisogno della mia attenzione, della mia cura. È una scultura fragile che, se un collezionista o un museo vuole gestire, è previsto che ti debba rompere le scatole, che magari non funziona più come doveva.
A volte ci si riempie un po' la bocca dicendo sì, la scienza, quella è un lavoro che molto spesso porta a fallire, a aver previsto uno sviluppo che in realtà non c'è, ce n'è un altro. Purtroppo non si consegna mai una visione chiave in mano fatta e finita come quella che può essere una fotografia, un dipinto, un disegno. E quindi anche nella praticità mi trovo veramente a avere a che fare con il fallimento, con il fatto di aver pensato a uno sviluppo che in realtà è un altro. Detto questo, non riesco a pensare a un altro modo in cui lavorare, proprio perché perché mi sembra di andare ancora più in profondità facendo così. A volte ti chiedono una delle domande che a volte si possono pensare sciocche, ma in realtà ha molto senso. Ti chiedono quando è che hai deciso di fare l'artista, no? Che dici, come rispondo a questa cosa? Perché è una esigenza molto genuina anche quella di chiedertelo, però a volte non sai cosa rispondere. E una volta io cioè, ho trovato la risposta, la mia risposta, perché io mi sono ritrovato a essere quello che sono, seduto qui, che mi fate delle domande, a fare queste cose, perché ho eliminato tutte le altre possibilità che avevo. Non l'ho fatto di mia spontanea volontà, ma ho scoperto a un certo punto che passo passo avevo eliminato tutte le altre possibilità che avevo di sostentamento, di possibilità, proprio mi sono messo con le spalle al muro e solo così potevo appunto o affrontare il fallimento totale o mettermi tutte le energie che ho. È una responsabilità rispetto alla tua idea di pubblico, è una responsabilità rispetto al pubblico reale che tu non sai mai bene qual è, e soprattutto è una responsabilità rispetto appunto alle persone con cui ti confronti. Cioè, mi piace tantissimo andare al cinema, leggo tantissimo, ma quella è una questione di piacere personale o per sentirmi un uomo un po' più completo, un po' più in pace con le sue irrequietudini, ma non so poi da qui ai lavori quale sia la connessione. Penso che ci siano due modi, forse. Una, nascono come delle immagini e quindi in qualche modo è già una cosa quasi pronta, devi solo sgrezzarla, pulirla, editarla, lavorarci, e magari servono anche anni, però hai come un'immagine chiara. A volte è il contrario, continui a raccogliere di qua e di là dei mattoncini. E non sai neanche come li userai, ma li tieni da parte, prendi appunti, ti disegni e poi man mano già da soli iniziano a raggrupparsi gli uni con gli altri. E tutto questo non c'è nessuna illuminazione messianica, è soltanto avere la curiosità, la lucidità e l'interesse di continuare a spulciare in giro, a vedere cose, avere la fortuna di essere colpiti da certe cose o da lasciarsi colpire. Ci sono delle volte in cui si maledice il fatto di non avere mai un cartellino da timbrare, no? Perché quando timbri un cartellino, appunto, ci sono dei momenti in cui l'hai timbrato e dei momenti in cui c'è la vita vera. E qui non si finisce mai, non c'è un giorno di vacanza. Si vive bene, si viaggia tanto, però il tuo capo è un tiranno e sei te stesso, e adesso non è che voglio sembrare. Dipende, ci sono dei momenti in cui tutto questo è fantastico, dei momenti in cui magari in cui le cose vanno peggio, in cui non si è soddisfatti, in cui non si riesce a raggiungere quello che si dovrebbe raggiungere, e lì è ancora più tosto, insomma. Io ti posso risponderti solo su come la vivo io e come la faccio io. La cosa che mi interessa molto anche da osservare è come davvero è un lavoro in profondità, per cui ti assorbe tutte le giornate, anche quando non lavori, anzi soprattutto quando non lavori. Frequento tantissimo Berlino, ho fatto delle mostre a Berlino in quanto giovane artista internazionale che vive a Berlino e non stavo mentendo a nessuno, ma allo stesso tempo sono così in giro che al momento non ho più una casa a Berlino, per dirti, anzi forse ci torno ad agosto, ma è una cosa che sto decidendo, anzi sto fissando. Perché una cosa un po' che a me non piace tanto è che purtroppo siccome siamo una tribù di gitani e siamo sempre in giro, alla fine ci frequentiamo solo tra di noi. È un po' così. Magari non ci si pensa, però il rischio è di essere veramente abbastanza un mondo chiuso. Ed è difficile riuscire a convincere il mondo vero a seguirti quando dove sei dopodomani, dove eri ieri, dove sarai oggi. È un po' complicato. Tu hai la bussola molto forte, che è il tuo lavoro, le persone con cui devi lavorare, i posti che devi vedere, però è anche, come dire, nomadismo contemporaneo.
Una cosa che scopri sempre delle persone che ti piacciono è la loro irrequietudine o curiosità, e quindi alla fine si crea una comunità trasversale di persone che sono irrequiete e curiose, hanno bisogno di parlarsi, vengono da posti lontani, si incontrano, si cercano e sono in giro. Molto spesso me le vado a cercare e imbastisco anche solo, non so, semplicemente delle sculture, delle installazioni, dei sistemi che sono molto complicati, che non sono dispendiosi, ma magari sono complicati da gestire, quindi le persone sono da un lato affascinate, ma dall'altro dicono sì, vabbè, bello sulla carta, quando trovi quello che te lo vuole mettere in piedi, divertiti, no? E quindi in quello c'è un misto di essere non lo so, cioè è una buona domanda, uno potrebbe decidere quanta è grande la percentuale di adolescente sognatore idealista, quanto invece non lo so, erzog arrogante che decide che il mondo deve stare sui piedi e funzionare come vuole lui, o quanto invece una via di mezzo tra queste cose. Però ho detto arrogante anche con un minimo di autoironia, nel senso che una cosa molto importante secondo me è quella di continuamente riuscire a sapere chi si è, dove si è, e quindi anche avere la leggerezza e l'autoironia di vedersi da fuori e di anche prendersi in giro, perché altrimenti davvero sei completamente arrogante nella misura in cui non riesci più a portare a casa quello che vorresti portare a casa.